fatta, ma avevo voglia di una cosa molto relax. Benvenuti su TV Joe. Come vi dicevo, tema di oggi un video molto molto rilassato, perché tanto il tema del mese è relax, quindi oggi noi andiamo a fare dei test che ho trovato sull'internet che hanno come tema la TV, quindi che attore sei, che attrice sei, insomma andremo a vedere un po' queste cose e cominciamo subito. Allora, il primo test che ho trovato è stato: quale attore sei? Quale qualità apprezzi maggiormente in te stesso? Simpatia, riservatezza, fascino, semplicità? Simpatia. Quale tra queste scene di film è la tua preferita? Quella della vita è bella, dai. Quale tra seguenti potrebbe essere un tuo difetto? Esibizionismo, lunaticità, orgoglio, superbia? Lunaticità, ovvio. Quale tra questi cibi è il tuo preferito? Pasta, carne, pizza, dolci? Pizza. Qual è il tuo genere di film preferito? Comico, avventura, fantascienza, commedia? Commedia. Con quale abito ti presenteresti sul red carpet? Allora, qua c'è un abito lungo a fiori, un abito lungo a manica lunga? No, lo dico già. Corto con la manichina o lunga fascia? Sono indecisa tra quello a fiori e quello blu. Quello blu. Quale tra questi film d'animazione preferisci? Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Libro della Giungla, Rapunzel o Biancaneve? Tra questi, Rapunzel. Con quale attore e attrice preferiresti recitare? Keira Knightley, Kate Hudson, Chris Evans, Richard Gere? Richard Gere mi metterebbe in ansia, perché comunque è un attorone. Le due Chris Evans, così a casaccio. Se tu fossi una celebrità del cinema, cosa ti metterebbe in difficoltà? Dover esibire il mio corpo e modificarlo in base al ruolo da interpretare, questo può essere. Dover fare sempre attenzione a quello che faccio per non deludere il pubblico, non poter avere completa riservatezza per quanto riguarda la vita privata, dover avere necessariamente un rapporto con i fan. Allora, l'ultimo sicuramente no, perché comunque dipende da come gestisci la cosa. Poi, dover fare sempre attenzione a non deludere il pubblico, penso no, perché comunque se scelgono me è perché ho delle caratteristiche che piacciono, suppongo. Non poter avere completa riservatezza, forse, ma la cosa che mi metterebbe più in difficoltà è la prima, quindi dover esibire il mio corpo e modificarlo. Sapete che ho un rapporto molto difficile con il mio corpo. Quale tra questi attori comici è il tuo preferito? Ben Stiller, Carlo Verdone, Leonardo Pieraccioni, Jim Carrey. Jim Carrey. Che rapporto hai con te stesso? Sono molto autocritico, riesco a capirmi e accettarmi, cerco sempre di migliorarmi, cerco conferme dagli altri. Cerco conferme dagli altri in realtà. Sei maschio o femmina? Femmina. Vediamo. Jessica Alba. La tua personalità è maggiormente affine a quella dell'attrice Jessica Alba. Sei una persona attiva e intraprendente, sempre pronta ad affrontare nuove esperienze di vita con coraggio e determinazione. Ami l'avventura e il rischio, tuttavia hai la testa sopra le spalle quando si tratta di questioni serie ed importanti. Pregi e difetti, coraggio e caparbietà, ostinazione e senso di superiorità, trappola in fondo al mare, il film perfetto. Ma andiamo avanti. Quale attrice famosa sei? Dentro ti senti? Dentro. Castana, rossa o bionda? Che domanda è? Castana. È più facile trovarti impegnata nella lettura, nello shopping o nel canto? Credi che a volte ti venga sottovalutata la tua intelligenza, bellezza o simpatia? Bellezza. Simpatia e intelligenza sono le cose che mi dicono sempre. Bellezza dipende. Ti piace essere al centro dell'attenzione? Sì. La tua vita di coppia al momento è meravigliosa e appassionata, tranquilla e stabile, instabile e incerta. Penso tranquilla e stabile. Ti definiresti una ragazza soprattutto sensuale, eccentrica o tranquilla? Tranquilla. Come definiresti il tuo modo di flirtare? Sfrontato, timido, inesistente? Io non flirto. E quando flirto, affrontato. Però quando flirto, cioè nel senso che sono proprio nel mood. Però che domande sono? Vabbè. Di solito la gente che prima impressione ha di te: ottima, mi adorano subito. Buona, sono molto educata e simpatica. All'inizio mi detesta, poi se mi conosce cambia idea. Sono incisa tra le prime due. Facciamo una via di mezzo. Buona, sono molto educata e simpatica. Qual è la tua idea di lieto fine? Divento ricca e famosa. L'uomo dei sogni mi porta via con sé. Divento un'eroina acclamata dal mondo. La terza. Tu e la moda. Non mi interessa e la seguo poco, mi piace indossare capi di tendenza ma non è la mia passione, sono una fashion victim, la prima. Angelina Jolie, passiamo da Jessica Alba a Angelina Jolie. Il risultato parla chiaro, la classe non è acqua, il tuo stile ricorda un po' quello della bellissima e brava Angelina Jolie, ormai indiscussa diva del cinema e dei red carpet, affermata ancora una volta da Maleficent. Se poi al tuo fianco hai anche un ragazzo che può diventare il tuo Brad Pitt, cosa vuoi di più? Il mio ragazzo non è proprio Brad Pitt, però. Terzo quiz. Quale film descrive meglio la tua vita? Qua sono proprio pronta a tutto.
Qual è la cosa più importante nella vita? La verità, un paio di scarpe, la tenacia, dimostrare il proprio valore, lo stile, il lavoro sicuro, l'amore e gli ideali. Non lo so, oddio, cioè dovrei ragionarci di più, però così a sentimento dimostrare il proprio valore. Un amico è un compagno di vita, una persona che veglia su di te, che ti dice sempre la verità, chi è sulla tua stessa barca, chi si sacrificherebbe per te, chi ti dà il massimo sempre. Un compagno di battaglia che ti crede anche quando spari grosse. L'indeciso tra chi ti dà il massimo sempre e una persona che veglia su di te. Penso chi ti dà il massimo sempre. Se dovessi scegliere un animale domestico, cosa sceglieresti? Un maialino, un randagio, un bulldog, un gatto, un cane pastore molto peloso, una Bertuccia, una Marmotta, un Tamagotchi. Un gatto. Banale. Che tipo di film preferisci vedere al cinema? Le commedie un po' ciniche, le storie di riscatto, quelli dove il bene trionfa sul male, quelli che mi intrippano, le storie d'amore a lieto fine, quelli dove si spara un sacco, quelli con tante parolacce, quelli che rispecchiano la mia sfiga. Allora, togliamo subito quelli dove si spara un sacco e quelli con tante parolacce. Boh, cioè, genericamente quelli che mi intrippano, che possono essere di qualunque genere. Definisciti in una parola, nobile, cinico, scafato. Dire scafato, romantico, abitudinario, ingenuo, sognatore, sfigato. Attualmente potrei dire cinico, ma in realtà io sono una persona molto romantica. Se nella vita sei infelice c'è solo una soluzione, diventare ricchi ad ogni costo, non prendere le cose troppo sul serio, lottare per cambiare le cose, sopportare con dignità, limare la vita fino a renderla perfetta, dimostrare di che pasta si è fatti, scoprire la causa della propria inquietudine e trovare la persona giusta. Penso scoprire le cause della propria inquietudine e poi di conseguenza risolverle. Che cosa cerchi in un partner? Supporto logistico, rispetto, amicizia, fascino proibito, onestà, pazienza, fiducia incondizionata, complicità. Complicità è la cosa che mi piace di più delle relazioni. Qual è la tua più grande aspirazione nella vita? Scappare col malloppo. Cambiare il mondo, la perfezione, sposarmi, avere figli, vincere le mie sfide, essere nel posto giusto al momento giusto, lo stipendio fisso, trovarne il senso. Vincere le mie sfide, penso, in generale. Che cosa sognavi di fare da bambino? Il pilota di caccia? No. Il pompiere? No. Il gangster? No. Il giornalista? Può darsi. L'hacker? No. L'uomo d'affari? No. L'impiegato? No. Il poliziotto? No. Il giornalista? Che genere di musica preferisci ascoltare? Blues? No. Disco funk? Forse. Rock anni 90? Forse. Liscio? No. Rock and roll anni 60? Forse. Pop anni 70? Né. Sinfonica? Jazz? Sinfonica. Wow, risultato? Rocky. Ma se io non avessi visto Rocky è tanto grave. Non ho idea di che cosa parli Rocky proprio. Lo so, sono una sfigata perché dovrei averlo visto, ma... Prossimo test. Quale serie TV sei? I tuoi amici direbbero che sei una persona strana, timida, senza peli sulla lingua, testarda, divertente, fuori di testa, senza peli sulla lingua. Se pensi al futuro, ti viene un attacco di panico, inizi a fantasticare sui tuoi progetti e ti rendi conto che non ha senso farlo. Inizio a fantasticare. Quale animale ti rappresenta meglio tra i seguenti? Ma secondo voi? Panda, ovvio. Hai mai detto una bugia nelle ultime 24 ore? No, l'ho già detto, io non le dico le bugie. Quale di queste strane abitudini hai anche tu? Non incrociare le posate. No. Guardi la luce per starnutire. No. Mangio in cerchio toast e panini. Questo sì. Volume sempre pari, dispari. No. Le ho praticamente tutte. Non l'avete indovinata. Mangio in cerchio. Che tipo di guidatore sei? Quello che canta a squarciagola. A squarciagola. Quello di fretta che ti si incolla addosso e ti trasmette la sua ansia. Quello che cambia personalità una volta in auto invece contro qualsiasi cosa, quello che usa più il clacson che le frecce per comunicare, quello che non guida e si fa scarrozzare ovunque senza vergogna, questo sono io. Di che segno zodiacale sei? Duale? Gemini. Preferisci le giornate di sole o di pioggia? Di sole? Meteoropatia, portami via. Quale di queste meme descrive al meglio la tua giornata tipo? Allora, questa è quella dell'uomo seduto che guarda il fisso. Quello sdraiato per terra che piange, quello che accusa, quello che ragiona, quello ubriaca o quello ie, quello che ragiona. Preferisci dolce o salato? Direi salato, ma dolce. Cioè dolce proprio impazzisco. Sei a casa da solo, cos'è più probabile che tu faccia? Inviti subito qualcuno, svuoti la credenza, mi approprio completamente del divano e guardo qualcosa, balli e canti a squarciagola. Purtroppo svuoto la credenza, dovrei smettere. Ami fare le liste pro e contro quando devi prendere una decisione? Oh yes, sono un addicted delle liste.
Un tuo amico condivide con te un gossip dicendoti di non dirlo a nessuno. Cosa fai? Non lo dico a nessuno, lo dico subito al mio BFF, lo dico subito alla mia cerchia di amici più stretti, gli direi che ho fatto un grosso errore perché non riesco a stare zitto. Non lo dico a nessuno. No, se mi chiede proprio di non dirlo a nessuno, non lo dico a nessuno. Hai mai rubato? Non è la sede giusta per specificare, ma sì, però cavolate, cioè niente di grave, tranquilli. Cosa desideri davvero? Vorrei cambiare il mondo, vorrei trovare l'amore, vorrei diventare famoso, vorrei tanti tanti soldi. Diventare famoso, ve l'ho già detto, fa parte dei miei sogni nel cassetto. Pensi di essere una persona coraggiosa? Sì. Quando scegli cosa guardare, ti concentri più su il trailer, l'opinione di qualche amico fidato, la sinossi, dai, non prendiamoci in giro il cast. La sinossi. Hai un diario o un'agenda? Un diario inteso come diario segreto? No. Io sono Game of Thrones, bene, tra tutte le serie è proprio quella che non ho visto. Il motivo per cui la serie ti rappresenta di più è GT è che tu sei una persona molto saggia, questo è vero, forse più saggia del resto dei tuoi coetanei. Affronti i momenti di crisi come se fossero pane quotidiano e ormai hai imparato ad adattarti a qualsiasi situazione. Diciamo che John in quella GIF sei tu che affronti una giornata mentre l'ennesima catastrofe si scatena intorno a te o l'ennesimo menagioia passa a salutarti. Boh, non avendolo mai visto Game of Thrones vado sulla fiducia, ma comunque mi sembra abbastanza che ci sta. Ultimo test, non potevo che mettere che personaggio di Harry Potter sei. Come rispondi in genere a una situazione imprevista, con ragionamento e la logica, improvvisando con la fantasia, con l'astuzia e la persuasione, un bel discorso convincente, chiedendo aiuto a chi mi vuole bene, con ragionamento e la logica, anche se io non amo le situazioni improvvise. Quali di questi animali preferisci? Cigno, lontra, barbagianni, lepre. Lontra perché le ho viste. Adoro. Scegli il tuo libro preferito tra i seguenti: Le fiabe di Bedalbardo, Storia di Hogwarts, Guida pratica della trasfigurazione per principianti, Le forze oscure, Guida all'autodifesa, Le fiabe di Bedalbardo. Qual è per te la cosa più importante? La lealtà, la conoscenza, l'amicizia, il potere. Sono indeciso tra la lealtà e il potere, onestamente. Però è più importante la lealtà. In quale casa non vorresti assolutamente finire? In qualsiasi altra che non sia la mia. Le case non mi dispiacciono. Corvo nero, serpe verde, in qualsiasi altra che non sia la mia. A quale professore ti ispiri maggiormente? Nessuno, sono tutti degli incompetenti. Remus, Lupin, Minerva, McGranit, McGonagall. Dipende dal mio umore, Minerva. Quanto sei interessato a ciò che pensano gli altri di te? Abbastanza, per nulla, poco. Dipende se gli altri sono degni di pensare qualcosa di me. La quarta, assolutamente. Cosa ne pensi degli elfi domestici? Sono mostruosamente bistrattati, sono senz'altro meno interessanti dei maghi. Sono delle creature simpatiche, sono un valido supporto per i maghi. Mostruosamente bistrattati. Ermione! Yeah! Sei una persona difficile da inquadrare, in te coesistono coraggio e insicurezza, sei un tipo abitudinario ma anche curioso di apprendere. Ami la cultura e leggi libri di ogni tipo. Ti è sempre piaciuto studiare e in occasione di un confronto la tua insicurezza ti porta spesso a voler ottenere il massimo a scuola come in qualsiasi altro ambito. Questo può darti un'aria antipatica, ma soltanto finché non ti si conosce più a fondo. Rispetti le regole anche se hai capito che in certi casi vale la pena infrangerle. A volte vuoi avere un piglio autoritario e pignolo, ma sempre a fin di bene. Con il tuo spiccato buonsenso e il tuo acume sei in grado di cavartele in ogni situazione. Il cappello parlante sarebbe piuttosto indeciso se collocarti nella casa di Corvo Nero o in quella di Grifondoro. In questi casi è la volontà personale a fare la differenza. Infatti io direi Serpeverde, che non c'entra un cavolo. Questo video è finito e spero che vi sia piaciuto. Come al solito, se avete qualche altro test da suggerire per i prossimi episodi, fatemelo, linkatemelo qua sotto nei commenti, oppure fate anche voi il test e ditemi che cosa vi è venuto fuori, tanto ve li lascio tutti nell'info box. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che questo video possa interessare e divertire i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace quello che faccio su questo canale, tutti i miei format e questo format nello specifico, ovviamente cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo lunedì 12 con Danza con Gio, invece con il prossimo TV Gio ci vediamo il 7 di agosto. Un bacione e ci vediamo alla prossima!